cazzo è questo? Sembra Andrea Di Pre, sembra quello che fa il film porno con le zoccolone. Signori, lasciamo perdere le cazzate della preview di questo episodio. Oggi andiamo a farci la Coppa Challenge Offline. Ci mettiamo su una bella squadrettina e andiamo a giocarcela. Non so ancora come sia strutturata la Coppa Challenge Offline, ma lo scopriremo insieme. Come potete notare, comunque sto registrando di seguito, quindi il naso è sempre tappato, i cazzi sono sempre quelli. E niente, andiamo a farci la nostra Coppa Challenge. Vai con la sigla! Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabbo. Signori, mi sono dimenticato di sistemare il microfono. Bella? Bella. Ok, allora, oggi andiamo a farci la Coppa Challenge contro Com. Si inizia subito con la Juventus a livello medio. Ho già messo in campo una squadretta, ho messo una squadretta di argentoni. Ho messo in campo qualche palla oro. Perché qualche palla oro? Perché vorrei che crescessero. Allora, la squadra è questa ragazzi, ho messo Netto in porta, naturalmente una palla oro, ma vorrei che crescesse perché con la squadra 4 stelle che andremo a fare qualcuno qualche volta potrebbe giocare. Ho messo Serna che naturalmente non è neanche a livello paragonabile eccetera, eccoli qua liberi perché ce l'ho a livello 25. Poi ho messo Zielinski e Rog come mediana però e sono centrocampisti centrali, Draxler perché Draxler è uno dei miei giocatori preferiti, Draxler come trequartista così inizia a capire anche lui. Ruolo Dybala a livello 27 perché comunque Dybala l'ho trovato, ce l'abbiamo preso, no, cercato quei ball opening con le aste eccetera eccetera, però è ancora basso. Ci ho messo Fabio Quagliarella che me l'ha dato così, me l'ha dato di culo, io l'ho provato e Fabio Quagliarella secondo me è tanta roba, è un argentone che potrebbe fare la differenza. E poi Giaccherini, perché Giaccherini noi amiamo la follia il nostro Giac, quindi va bene, ci sta, basta con le cazzate, andiamo in campo. Ciao Fabio, maledetto figlio di... Ah, Torre del Greco e la Juve, eh beh. Non è fallo, non è fallo. Non è fallo neanche questo. Scommetto che questo è fallo. Vedi? 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 Guarda, anche il giallo mi dà. Meno male che Bartra è in prestito, quindi me ne fotte il ca... No? E non è fallo. E neanche questo è fallo. Questo comunque sì, vuoi vedere? No? Porco il cazzo. Guarda che bel tiro. Niente, sono qui a far girare palla. A provarci in tutti i modi possibili e immaginabili. Ma non c'è niente da provare in poche parole. Parata traversa, non so cosa sia, ma era lì, era comunque la palla, eh. Riproviamoci che mi era piaciuto. Cioè, tu pensa a cosa si deve inventare uno per fare gol. Al posto di spararla, cioè al posto di colpirla con di testa, ho dovuto fare un passaggio filtrante a Dybala così poi la metteva da sotto porta. Perché non lo so, non entra, non entra. Ok, è partito Draxler, è partito Draxler. Mi dà le botte e non mi fischia il fallo. Questa è una di quelle cose che, di cui, se non sbaglio, discutevo con Marco. Cioè che non ti fischia i falli, quando ti dà delle botte, su cui ho sbagliato io, vabbè. Ma quando ti dà delle botte del genere, che proprio il giocatore se ne va a fanculo, hai più pazienza, mi devi fischiare il fallo. Poi mi devi spiegare perché il mio deve rallentare sempre. Io ti faccio gol così, adesso dimmi che è fuori gioco. Lo sapevo, dai, guarda, ma dove cazzo è? E se la metti dentro, noi te lo annulliamo. Ste merdi! Era fallo anche questo, perché porco il cazzo, non l'ha presa la palla. Ho preso anche la traversa, eh.
E fallo! Col super cancel e fallo! Non è vero mai, non è vero mai. Non ci credo! Ero lì, ero! Dove cazzo mi è passata la palla? Io ero sulla X, ero! Io ero sulla cazzo di X! E la palla mi è passata in mezzo? Ma cazzo, ma sei serio? Ma vuoi farli veramente vincere così? Cazzo, vai a arbitrarti la prossima partita del Barça in Champions, allora! Lascio stare! Guarda, ormai lo deve fare il gol. Col cazzo che lo fa il gol. Adesso rimango fermo e aspetto che passino i 3 minuti. Tanto non viene, in 3 minuti non viene a pressarmi perché è un figlio di puttana. Vaffanculo. Sembra che sto facendo l'annovellino, sembra che sto facendo. Aspetti la fine del tempo perché è quello che abbiamo fatto, no? 11 tiri, 4 in porta, sbaglio, no. E non entrano, cioè gli altri 7 tiri, no? Sono usciti fuori come? Vabbè, vabbè, la prima è andata. Ah no, a parte che siamo già professionista. Ci proviamo, dai, non sarà scriptata come a medio, no? Signori, la squadra è sempre quella. Giaccherini, Quagliarella, Dybala, Draxler, Rog, Zielinski, Cern a destra, Bartra e Tonelli centrali di difesa, Strinci a sinistra, Netto in porta. Ho portato ad Uriz come cambio di prima punta, Wilshere come centrocampista centrale per un cambio e Jonas come seconda punta, che lo mettiamo comunque a sinistra al posto di Giaccherini, dove abbiamo sempre messo l'attacco della squadra 4 stelle era sempre quello. Non so che cazzo sia, comunque siamo contro di loro a livello professionista. E tu dimmi perché Tonelli ha fatto la finta di corpo per andare indietro. Questa era punizione tutta la vita, era. Questa era punizione tutta la cazzo di vita. Poi non riesco a respirare che c'ho il naso tappato. Mannaggia il cazzo. Non c'è nessuno in area. Ah no, sono in 3, in 4. A parte che era gol tutta la vita di Draxler, ma va bene. Non entra, non entra. C'è il cartello dietro la porta col disegno della palla, è scritto io non posso entrare. Ma non poteva chiamarsi bevi l'acqua, drink water. Rosso. Si è girato proprio quando stavo andando, guarda. Si gira, tac. Va bene, va bene. Comunque credo che abbiamo perso e che io debba riniziare da capo. Il primo tempo finisce qua. 3 tiri, 2 in porta. Certo, mi stende i giocatori. Mi stende. Quando sto tirando me li stende. Come cazzo fai? Ma tira da qua. Ma che cazzo me ne frega. Tanto. Schifo per schifo. Bastavano pochi centimetri. Sì, al tuo cazzo bastavano pochi centimetri. Poi, quando sono così, mezzo malaticcio, me ne escono ancora di più di stronzate. Quindi Fabio, non rompermi il cazzo perché ce n'è per te e anche per tua mamma oggi. Vorrei rivederla, Fabio. Sì, l'ho toccato con la punta. Del cazzo. Io li metto dentro. Cazzo me ne frega. Ci metto Aduriz, ci metto Jonas. Nel posto di Rogue ci metto Wilshere. Guarda, un altro fallo e non me lo fischia. Poi io e tu basta che entri in scivolata e ti dà il fallo, perché così. Guarda, guarda, in 3 mi hanno chiuso e non è fallo, manco per il cazzo. Manco per il cazzo. Guarda, guarda il guardaline, guarda il cazzo. Guarda il cazzo di guardaline con la bandierina alzata e l'arbitro non ha fischiato. L'arbitro non ha fischiato. Dov'è il guardaline? Guarda lì, guardalo. Cazzo, aveva la bandierina alzata, aveva. E l'arbitro non fischia. Io non l'ho mai visto. Ma perché continuo a giocare a questo gioco? Non devo incazzarmi, perché sennò mi sale di nuovo la febbre e poi sono cazzi. Ci mancava solo che questa la tiravi sul palo oppure me la parava. E io lo so che mi sta ritornando la febbre, perché c'ho mal di testa e quando Chris c'ha mal di testa c'ha la febbre. Guarda, poi Wilshere me la canna così, ma che cos'è? Non vedevo un gol sbagliato così da Roberto Baggio che sbaglia il rigore, eh?
Dai, e non è fallo! Mi ha messo la mano in faccia e mi ha buttato giù, sembrava una mossa di wrestling. Sono un coglione, lo so, perché da lì non dovevo fare il pallonetto, da lì dovevo tirargliela in faccia, cazzo. Fargli entrare la testa in porta e lasciargli il pallone al posto della testa. Lo so. Perché cazzo mi sta facendo venire nervoso. Non ci credo. Già non capisco un cazzo. Sto registrando perché sennò siamo senza video nel canale. E non esiste che io rimanga senza video nel canale. Meglio farvi ridere che Crisabo perde le partite offline e piuttosto che rimanere senza video sul canale. Ma non è possibile, a professionista andiamo ai supplementari. Ma mi stai prendendo per il culo? Ma io faccio due episodi, faccio. Io oggi faccio due cazzo di episodi e io ve le faccio vedere tutte le cazzate che sono uscite. Usciranno due episodi tipo da 20 minuti, che non me ne frega un cazzo, ma ve lo faccio vedere. Intanto, toh, computer di merda, te la prendi un'altra, te la prendi. Adesso continuo a farti gol. Continuo. Se riesco, se non mi stende come ho fatto per tutte e due le partite a livello medio professionista, sarebbe già qualcosa, eh. Qui parte lo script, 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 basta. E poi esce un'altra canzone di quelle strane. Sciallaci un attimo, mettiti in freeze. Io voglio fare un cazzo di Gorgon Draxler. Non era fallo, non era fallo, dai, dai. Io cazzo ve le metto tutte queste stronzate, tutte ve le metto. A me mi ha buttato fuori un giocatore per un cazzo di fallo. Adesso glielo dai. Sì, sì, ma succhiamelo. Ma che cazzo glielo dai adesso? Adesso non serve che glielo dai. Signori, non so come, ma abbiamo vinto anche questa. Adesso ci mettiamo la squadra dei palloni neri, perché me ne frega un cazzo. Non tutta la squadra, naturalmente. Faccio giocare, che ne so, Insigne, Callejon, no, Mertens e qualcuno del genere, perché non voglio perderla, anche perché non riesco a vivere adesso e dovrei ricominciare a registrare da capo, non è vero. Quindi mi metto a posto la squadra, noi ci vediamo alla prossima partita.